lo fa sempre qualcuno di solito, ma vorrei benedire anch'io, non solo le offerte, ma vorrei benedire voi, perché noi parliamo sempre di benedire le offerte, ma sai, ciò che viene offerto a Dio è automaticamente benedetto. Ma il Signore vuole benedire noi. Io voglio ringraziare, lo faccio qui a Modena, ma lo faccio per tutta Italia, per la generosità che ci permette di tenere tutti i nostri incontri liberi e gratuiti, comprese le conferenze, e perché io credo fermamente in questo pilastro del nostro ministero, che il Vangelo sia predicato assolutamente gratuitamente. Noi abbiamo fede che il Signore, attraverso la libera offerta, uno può venire, non dare niente, prendere, andare via, perché è scritto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente avete dato. Amen. Gratuitamente dato. Ma voglio ringraziare perché questo ci permette di fare fronte alle spese di viaggi e autostrade, e quando si brucia un pianoforte di poterne prendere un altro che portiamo talmente tante volte in giro che non è che dura molto, perché stacca, attacca, porta, porta, ogni tanto qualche presa salta, ma ringraziamo Dio che ci permettete, tramite la vostra generosità, di continuare a portare il Vangelo ovunque. Dio verrà, partiremo per il sud e abbiamo fede che faremo fronte alle spese delle sale, a tutto quello, anche al servizio per i bambini, mantenendo sempre i nostri incontri gratuiti. Amen. La mia gioia è quella di poter continuare a lavorare in questo modo, di contribuire anch'io, perché io credo che anche chi predica debba contribuire. Amen. A volte l'esempio vale più di molte parole, vero? E davvero voglio benedire voi, che il Signore vi ricompensi 100 volte, anzi 101 per modo, di quanto date per il regno di Dio, ma anche per far fronte alle spese che abbiamo nei nostri spostamenti. Davvero grazie dal profondo del cuore. Amen. L'entusiasmo è gratuito anche per me. Sono così felice di predicare questa parola perché ha benedetto tanto me e sono certo che benedirà tanto voi. Proprio qua. La parola di Dio, il Vangelo, è pieno di promesse così grandi che a volte è difficile crederle. E dicevo nella lode, Dio è anche un Dio molto semplice. Noi l'abbiamo reso complesso, ma ogni volta che mi avvicino alla scrittura e rileggo passi che ho letto tanti anni fa, ogni spesso la parola di Dio si apre e ti fa vedere delle cose che non hai visto per 20 anni, hanno il potere di trasformare la tua fede. Sai che cosa è la fede? È la risposta dell'uomo alla grazia di Dio. Se mi date una mano, predico meglio. La grazia di Dio viene, ti dona una parola, ti dona un messaggio, e quando tu lo fai penetrare nel tuo cuore, non puoi non rispondere con la fede. Amen. Sai perché? Perché la Bibbia dice che lui crea la fede. Amen. E la rende perfetta. Wow! Amen. Pietro dice, quando accade il miracolo alla Porta Bella, è la fede che si ha per mezzo di lui. Non venire a dire, ma allora è un dono, è solo per alcuni. No, la fede viene dall'udire. E dall'udire che cosa? La parola. Di chi? Non la parola di Dio. Non c'è scritto questo nella Bibbia. Romani 10, 17 non dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ecco perché in molti la fede non viene. Amen? E io ascolto la parola di Dio, ma la fede, perché la Bibbia non dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio. La Bibbia dice in Romani 10, 17, la fede viene dall'udire la parola di Cristo, cioè il Vangelo, la buona notizia che Gesù è venuto a portare. Quello è il potere di creare la fede. Ma quanti sanno qual è il modo di far penetrare la parola di Dio nel nostro cuore? C'è un piccolo trucco che ci rende trapassabili dalla parola di Dio. Non tutti vengono trapassati dalla parola di Dio. Vi ricordate quando Gesù in Matteo 13 parla della parabola del buon seminatore? Dice che il seme viene gettato ovunque, ma in alcuni porta il 30, in alcuni il 60, in alcuni il 100, vero o no? Quanti vogliono un cuore da 100? Quanti vogliono un quota 100 nel cuore? Sai che cosa la Bibbia dice che rende il tuo cuore penetrabile la parola di Dio? Paolo dice così alla chiesa di Tessalonica: avete accolto la parola di Dio con la gioia dello Spirito Santo. Ascolta,
La gioia è quella che ti rende penetrabile alla parola di Dio. Pensa a Davide e Saul. Davide era un uomo allegro, Saul era un uomo triste, pesante. Ecco perché a un certo punto ha cominciato a rigettare la parola di Dio ed è andato a finire lontano, fino alla morte. Davide era penetrabile della parola di Dio, non perché era migliore di Saul, ma perché la gioia è quella che ti rende vulnerabile alla parola di Dio. Per favore, metti un po' di gioia. Quando tu ascolti la parola di Dio e ti metti in un'attitudine di gioia, la gioia non è la felicità. La felicità dipende da come vanno le cose intorno a te, la gioia dipende da colui che è dentro di te. Perché lo Spirito Santo in noi è gioia, amore, pace, gioia. Amen. Allora metti un po' di gioia, perché se metti un po' di gioia diventerai penetrabile della parola di Dio. E quando la parola di Dio penetra, concepisce sempre qualcosa di glorioso e soprannaturale. Ecco perché il diavolo vuole mettere tristezza nella tua vita. La tristezza è distruttiva, ma la Bibbia dice la gioia è un buon rimedio. Un cuore gioioso, dice Salomone nei Proverbi, è un buon rimedio. Quella parola vuol dire anche un buon medicamento, una buona salute, una buona guarigione. Sei con me, sì o sì? No, voglio farvi vedere il titolo, così vedete un po' di gioia. Vai indietro. Quanti vogliono una fede per una lunga vita? Amen. Ok. Ho mantenuto le promesse, ho fatto la lode un po' più breve, faremo un pochino più di insegnamento, ma vedrai se mi segui che alla fine avrai un tesoro dentro di te e delle chiavi potenti per la tua vita. Amen? Così io vado via e tu le potrai usare ogni giorno. Amen. Voglio partire da qui, dal Salmo 78, verso 40 e 41. C'è qualcosa di meraviglioso nel Salmo 78, ma in questi due versetti si parla delle volte in cui Israele si è ribellato alla parola di Dio. È scritto quante volte si rivelarono a lui nel deserto e lo rattristarono in quella solitudine, ma ricominciarono a tentare Dio e a provocare il Santo di Israele. Ora la Bibbia italiana dice provocare, se invece andate nelle Bibbie inglesi c'è la traduzione precisa di questo verbo, che è il verbo tavah. Tavah non vuol dire tanto provocare, ma vuol dire, udite udite, limitare. Ascolta questo. Se tu vai in tutte le Bibbie inglese, c'è scritto limitarono Dio. Oh, medita su questo. Noi possiamo limitare Dio. Ascolta, Dio non è limitato, perché Dio è onnipotente. Puoi dire amen. Ma noi possiamo limitare Dio. Hai mai visto che sembra che la grazia di Dio sia limitata nella tua vita? È arrivata in alcuni ambiti, ma non arriva in altri. Passano gli anni e tu puoi pregare quanto vuoi, ma è come se a un certo punto i cieli fossero grandi. E voi non avete mai sperimentato, ok? La Bibbia dice che Israele limitò Dio. E infatti il Signore in 11 giorni li avrebbe potuti portare alla terra promessa e ci hanno messo 40 anni. Non perché lui non era in grado, ma perché loro limitarono Dio. Quando è che noi limitiamo Dio? Quando non crediamo in Lui. Ma ci sono delle cose che la Bibbia ci rivela, che stasera vedremo, che sono dei meccanismi che noi, in cui noi cadiamo spesso e che questa sera saranno sradicate nella nostra vita. Amen, amen. Ok, vediamo come si può limitare Dio. Voglio iniziare dal capitolo 1 del libro dei Giudici, in cui si parla di un'esperienza in cui una delle tribù di Israele fece l'esperienza di vedere Dio limitato nella propria vita. È scritto che il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti della regione montuosa. Ok, guarda questo. Dopo vedremo che Dio aveva chiamato Giuda per una conquista, come ognuno di noi è chiamato in una conquista. Ascolta, se non c'è una guerra, non c'è una vittoria. Amen. Non lamentarti delle battaglie che vengono. Cerca di far sì che quelle battaglie siano vinte. Amen. Perché ogni volta che una battaglia è vinta, tu vai a un livello nuovo. Amen. Ma non poté, ditelo con me, non poté scacciare gli abitanti della pianura. Ok, un esempio di come limitare Dio. Il Signore l'aveva chiamato, adesso lo vedremo, a conquistare tutta la regione, eppure riuscì a scacciare i nemici dalla regione montuosa, ma non li poté scacciare dalla pianura perché avevano carri di ferro. Ora ascolta questo. Loro avranno avuto anche i carri di ferro, ma dimmi, che cos'è un carro di ferro davanti a Dio? Amen. A volte diciamo, ma tu non sai la mia situazione, ma tu non conosci il Padre di Gesù. Amen. Tu non
sai la mia situazione, tu non conosci quanto è grande lo Spirito Santo, tu non sai quanto è difficile e complessa, ma tu non sai quanto era complesso risuscitare Gesù dalla morte, e Dio l'ha fatto, e non l'ha fatto per qualche giorno, ancora oggi Gesù è vivo e regnerà per sempre. Amen. Ok, vai avanti, adesso andiamo all'inizio del capitolo. Dove Dio chiama, ascolta questo, che Dio ti sta parlando questa sera, non so se l'hai capito. Puoi sentire dentro di te un campanello che ti sta dicendo, oh, sta parlando a te. Non sta parlando a quella accanto, non sta parlando a tuo marito, sta parlando a me e sta parlando a te. Al verso 1 e 2 c'è scritto qual era la chiamata, qual era il progetto di conquista e perché Giuda poté vederlo realizzato solo in parte. Ora ti posso farti una domanda. Secondo te è più difficile scacciare nemici da una montagna o da una pianura? Ti è mai successo che nelle cose più difficili ce la fai e franiamo nelle cose più semplici? Dove sei? Chiesa di Cristo? Succede solo in Toscana. Anche nei miei succede. Dopo la morte di Giosuè, i figli di Israele consultarono il Signore e dissero: chi di noi salirà per primo? Ripetete con me queste due parole. Per primo. A combattere contro i cananei. Ok, stavano entrando nella terra promessa, e quando c'è una promessa c'è un ostacolo. Loro credevano di arrivare in una terra dove tutto era sgombro, invece no, c'erano dei popoli nemici che si opponevano a loro, e Dio li chiama a vincere su quei nemici. E la domanda è: chi salirà per primo a combattere contro questi nemici? Attenti alla risposta. Il Signore rispose: salirà Giuda. La parola Giuda, Yehuda, in ebraico vuol dire lode. La lode è quella che scende prima in battaglia. Quando c'è un ostacolo, la prima cosa che il Signore ti chiama a fare è lodami. Amen, amen, grazie a Dio per questo. Mi aiutate, continuate. Perché poi piano piano si contagiano tutti. La lode sale per prima. Quando le cose vanno bene, loda il suo nome. Quando le cose vanno male, loda il suo nome. Lodano. La Bibbia dice: io benedirò, Davide dice, io benedirò il Signore in ogni tempo. Cioè, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. La migliore cosa che puoi fare quando c'è una grana che ti viene incontro, un problema, è mettiti a lodare Dio. Dio te lo dice stasera, il primo che sale in battaglia è la lode. Amen. La prima cosa che... Hai mai notato che quando c'è un problema c'è qualcosa che ti chiude la bocca? È vero o no? Dentro di te magari stai pregando, ma è come se ci fosse qualcosa. Puoi chiederti chi è questo qualcuno che vuole la tua bocca chiusa, perché lui sa che se per primo sale giù dalla lode, il suo regno comincia a crollare. Amen? Numero uno, la lode è quella che sale per prima. Ecco, io ho dato il paese. Ascolta, non darò. La fede non parla mai al futuro. Sai perché? Perché Dio nella luce dell'eternità vede le opere già compiute. Quando Dio ti chiama a fare qualcosa, lui non ti dice io ti darò, ti dice io ti ho già dato. Wow! Quando fanno il giro intorno a Gerico, vi ricordate, per 7 giorni? Alla fine il Signore dice, per mezzo di Giosuè: suonate le trombe, perché Dio vi ha dato, non vi darà, vi ha dato la città nelle vostre mani. Amen. Tutto quello che tu devi fare è credere, accordati con lui. Se lui dice che te l'ha dato, lui te l'ha dato. Amen. Io ho dato il paese. Quindi, ok, ascolta, non solo la volontà di Dio era dare tutto, montagna e pianura, ma il Signore aveva detto che gliel'aveva già dato. Adesso ti faccio vedere qual è un modo in cui noi possiamo limitare Dio. Questo modo io l'ho sperimentato nella mia vita e mi sono causato un sacco di problemi. Consiglio, non farlo anche tu. Se non l'hai già fatto, non farlo. Se l'hai già fatto, non farlo più. Verso 3. Allora Giuda disse a Simeone, suo fratello: sali con me nel paese. Ok? Quando mai Dio aveva chiesto a Giuda di chiedere a Simeone di aiutarlo? Ascoltami, ci sono delle cose che Dio mette nelle tue, non nelle vostre mani. Ma il senso di inferiorità spesso ci chiama, ascolta, a tirare dentro le cose che Dio ci dà personalmente
persone alle quali Dio non ha dato quelle cose e che non hanno lo stesso spirito che Lui ha messo su di te. Sì, lo so, Dio sta parlando. Amen. Io ho fatto questo errore. In alcuni progetti che Dio mi aveva dato ho fatto l'errore di voler tirare dentro persone e quelle persone sono state quelle che il nemico ha usato per distruggere. Ci sono delle cose che Dio ti dà come comunità, ci sono delle cose che Dio ti dà come famiglia, ma ci sono delle cose che Dio dà a te. Ascolta, normalmente quando il Signore ti fa vedere qualcosa, la prima cosa che noi facciamo è guardare intorno chi mi aiuta. È vero o no? Adesso falla con me, no! Perché questa cosa il Signore la dà a te fin quando Lui non ti dirà di chiamare qualcuno. Amen. Ok? Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: sali con me nel paese che mi è toccato in sorte e combatteremo contro i cananei. Ma il Signore non aveva detto: io l'ho dato nelle loro mani. Lui aveva detto: io l'ho dato nelle sue mani. Amen. Non cercare aiuti, sai perché? Perché Dio è il tuo aiuto. Se Lui ti dà qualcosa, Lui tratta con il tuo cuore per prepararti. Non solo, quando Lui ti dà qualcosa, Lui ti ha preparato quando ancora tu non lo sapevi. Amen. Questa si chiama ribellione e disubbidienza. L'avevi mai visto nella Bibbia? A volte è mascherata da umiltà, ma questa non è umiltà. Questa è semplicemente dire: Signore, Tu l'hai data a me, ma io credo che le cose stiano in modo diverso. Amen. Combatteremo contro i cananei, poi anch'io andrò con te in quello che ti ha toccato in sorte. Quando mai Dio aveva chiesto a Giuda di andare nelle cose di Simeone? E questo, ascolta me, è il motivo per cui Dio fu limitato. Poté conquistare una parte, ma non tutto. Ci sono delle cose che il Signore vuole dare a te. Amen. Simeone andò con lui. Andiamo avanti. Ora, un altro esempio di come possiamo limitare Dio. Al capitolo 4, tre capitoli più avanti, è scritto che i figli di Israele gridarono al Signore. Perché? Perché un nuovo popolo li stava opprimendo e Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. Puoi immaginare 20 anni di oppressione. Dio innalza un uomo che si chiama Barak e in quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Deborah fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam da Kedes di Neftali, e gli disse: ascoltate, il Signore Dio di Israele non ti ha forse dato quest'ordine? Vai, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon, verso 7. Io attirerò verso te, non verso voi. Verso te al torrente Chison, si sarà a capo dell'esercito di Yavin con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani, non nelle vostre mani. Barak le rispose: guarda, stesso errore di Giuda, se tu vieni con me andrò, ma se non vieni con me non andrò. Ascolta, non aspettare che ci siano persone che abbiano la tua visione. Sai perché? Perché la tua visione è la visione che Dio ti ha dato, non che vi ha dato. Se tu tieni dentro persone che hanno una visione diversa, avrai una doppia visione, una divisione. Noi vogliamo per forza fare combriccolo. È la mentalità tipica anche dell'italiano. Ci sono delle cose che Dio tratta con te. Verrà il giorno in cui saranno incondivisibili con altri, ma ricorda una cosa: i sogni che Dio dette a Giuseppe non gli disse di condividerli con i fratelli. Amen. E lui cosa ha fatto? E questo gli ha causato un sacco di problemi. C'è una buona notizia: tutto coopera per il bene per coloro che amano Dio, ma il bene più bene è quello di non cacciarsi nei guai. Amen. Ok, se tu vieni con me io vado, ma se tu non vieni con me io non vado. Signore, se accade questo io lo faccio, ma se non accade questo io non lo faccio. Se tu mi dai quello io lo faccio, altrimenti no. Ecco un altro modo di limitare Dio.
Amen. E guarda cosa accade. Deborah disse: certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onore. Ascolta, Dio vuole onorare la tua vita. Lo so che per noi abituati a sentire la religione, pensare che Dio voglia onorarci ci stona, perché siamo noi che vogliamo onorare Dio. Ma ti dico che nel Salmo 8, quando Dio ha creato l'uomo, è scritto: lo hai circondato di gloria e di onore. Amen. Lui vuole onorare la tua vita. Dio è un Dio di onore. Amen. Perché il Signore darà Sisera in mano ad una donna. L'avrebbe dato a te, e invece tu non avrai l'onore di essere il vincitore, perché per questo atteggiamento che tu hai, ti ricordate la donna che piantò il violo nella tempia di Sisera? E Deborah si alzò e andò con Barak a Kedes. Ora attenti, facciamo un salto nel Nuovo Testamento e vediamo questi personaggi. Alcuni li abbiamo già visti, ok? In Ebrei 11, in tutto il capitolo, si parla dei grandi uomini di fede. Stasera stiamo parlando di fede, amen? Si parla dei grandi uomini di fede. Hai mai notato che tra questi uomini di fede ci sono persone che hanno fatto un sacco di errori nella vita? Ma questi errori non sono riportati in Ebrei capitolo 11. Sai perché? Perché Ebrei 11 è il punto di vista di Dio sugli uomini di fede, non il punto di vista degli uomini. Noi vediamo sempre più gli errori che le cose buone che fanno le persone. Noi dimentichiamo 100 cose buone e ricordiamo l'unico sbaglio. Dio invece perdona le 100 cose sbagliate e ricorda l'atto di fede. Infatti qui non si parla dell'adulterio di Davide, non si parla della morte di Uria, non si parla del peccato di Sansone con Dalila, non si parla. Sai perché? Perché tutte quelle cose sono state inchiodate alla croce. Amen. Ma la Bibbia dice: chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. E guarda cosa dice la Bibbia: che dirò di più? Perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone e di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede, non per opere, conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, per fede, non per i loro meriti, non per i loro sforzi, non per la loro santità, per la loro fede. Ora voglio farvi vedere qualcosa che non avevo mai visto fino ad oggi. Su questi 6 nomi che la Bibbia riporta, i primi 4 si trovano nel libro dei Giudici, gli ultimi 2 si trovano nel primo libro di Samuele. Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide e Samuele. Ok, guardandolo così, a una lettura veloce, non ci dice niente di particolare. Ma voglio farti vedere qualcosa. La Bibbia non mette mai un particolare senza che racchiuda una grande verità. Quanti la vogliono vedere? Vi ho messo queste coppie con colori diversi. Gedeone e Barak. Dov'è la cosa strana? È la cosa strana che Gedeone è venuto dopo Barak. E invece la Bibbia lo mette? Prima. Sansone e Jefte. Jefte è venuto prima di Sansone. Sansone si trova alla fine del libro dei Giudici, però la Bibbia li mette invertiti. Davide è venuto dopo Samuele, perché Samuele è colui che ha avuto Davide, eppure mette prima Davide e dopo Samuele. Domanda: sarà un caso? Su 3 coppie Dio inverte, lo Spirito Santo che ha ispirato la lettera di Ebrei inverte l'ordine. Avrebbe dovuto dire Barak e Gedeone, Jefte, Sansone, Samuele e Davide, e invece in tutte e 3 le coppie inverte l'ordine. Sai perché? Perché nonostante, ascolta questo, Barak sia venuto prima, Gedeone ha avuto una fede più eccellente. Nonostante Jefte è venuto prima di Sansone, Sansone ha avuto una fede più eccellente. Nonostante Samuele sia venuto prima di Davide, Davide ha avuto una fede più eccellente. I secondi hanno limitato Dio nella loro vita. Te lo faccio vedere. Vai avanti. Partiamo da Giudici 15, dove si parla di Sansone. Sansone è venuto alla fine, ma la lettera di Ebrei lo mette prima di Jefte. Guarda perché. Ora, tutti noi sappiamo che Sansone ha fatto un sacco di errori nella sua vita, vero o no? Un sacco di errori.
Eppure la Bibbia lo mette prima dell'altro, anche se è venuto dopo. Guarda perché. In Giudici 15, verso 14, si parla di una esperienza della vita di Sansone, in cui è scritto che quando giunse a Lehi, i filistei si fecero incontro con grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì. Le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino quando l'unzione dello Spirito Santo è su di te. Le più grosse catene possono rompersi in un attimo. Isaia dice: è l'unzione che spezza il giogo, non le tue forze. Dio non ha mai chiesto che tu ti liberassi attraverso i tuoi sforzi. È l'unzione dello Spirito Santo che spezza ogni catena. Divennero come fili di lino a cui si appicchi il fuoco e i legami gli caddero dalle mani. Attenti qui. Poi, trovata una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, l'afferrò e uccise con essa 1000 uomini. Sansone disse: con una mascella d'asino un mucchio. Due mucchi con una mascella d'asino ho ucciso 1000 uomini. Verso 17. Quando ebbe finito di parlare, gettò via la mascella e chiamò quel luogo Ramat Lehi. Poi ebbe molta sete e invocò il Signore. In chi era la fede di Sansone? Nel momento del bisogno, Sansone ha confidato in Dio. Amen? Barat in chi ha confidato? In Deborah. Tu hai concesso questa grande liberazione per mano del tuo servo, ora dovrò forse morire di sete e cadere nelle mani degli incirconcisi. Allora Dio fendé la roccia concava che è Lehi e ne uscì dell'acqua. Ascolta, ogni volta che tu gridi a Dio, Dio può far uscire la sua risposta dalle cose più assurde. Amen. Quando tu nel momento della difficoltà, vi ricordate quando Davide a Siclag gli hanno rubato tutto, è scritto Davide si fortificò nel suo Dio e Davide recuperò tutto quello che i nemici gli avevano rubato. Perché Sansone viene messo prima? Perché aveva una fede completamente in Dio. Non aveva le opere perfette, ma la sua fede era completamente in Dio. Allora Dio fende la roccia concava che è Lehi, uscì dell'acqua. Sansone beve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Quando tu cerchi il Signore, è Lui che rimette vita dentro di te. Perciò quella fonte fu chiamata Ennacore, essa esiste al giorno d'oggi a Lehi. Però, torna un attimo indietro, la cosa grande che Sansone ha fatto non è tanto questa, è quella che vi ho sottolineato. Trovata una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano e l'afferrò. Sansone, ascolta questo, era un nazireo. Nazireo era un ragazzo su cui non passava il rasoio sui capelli, vi ricordate? E che veniva consacrato a Dio per tutto il resto della sua vita. Oh, ascolta questo, Israele adesso è sotto la legge. È vero o no? Un nazireo non poteva toccare la carcassa di un cadavere. Sansone, con la sua fede, ha superato la legge ed è entrato nel tempo dei gentili. E Dio non lo ha punito per aver fatto qualcosa che il nazireo non poteva fare. Vi ricordate quando Gesù passa il funerale con il ragazzo morto e Gesù tocca la bara? Un rabbi non poteva, sotto la legge, toccare la morte, ma quando sei sotto la grazia, amico mio, la grazia supera la legge. Perché Sansone è ricordato prima dell'altro, anche se è venuto dopo, perché ha fatto un'azione di fede, perché ha fatto un'azione di grazia, qualcosa che la legge dichiarava che un nazireo non poteva fare, ma lui ha fatto, perché è come se avesse superato il tempo della legge. La fede ti fa fare dei balzi in avanti e lui ha già vissuto il tempo dei gentili, il tempo della grazia, e Dio ha onorato quello, e attraverso qualcosa che la legge lo avrebbe limitato a fare, lui ha sconfitto migliaia di nemici. Amen. Andiamo avanti. Avanti. In Giudici 11 si parla di un altro di questi personaggi. Lo spirito del Signore venne su Jefte, vi ricordate un altro personaggio a Jefte? Che nonostante sia venuto prima, viene messo dopo. Guarda perché. Che attraversò Galaad e Manasse, passò a Mispa di Galaad e da Mispa di Galaad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto. Ok, ascolta questo. Quando tu non hai una relazione intima di grazia con Dio, devi usare degli stratagemmi. Persone che fanno i fioretti. Signore, se farai questo, allora io farò. L'hai mai fatto?
ho messo un velo davanti al Signore. Vi ricordate? Questo era segno che Jefte non aveva un rapporto intimo con Dio, e questo gli ha causato un sacco di problemi. Fece un voto e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vincitore sugli ammoniti sarà del Signore, io lo offrirò in olocausto. Ascolta, quando sei nella religione a volte fai delle cose cieche e stupide, perché purtroppo la persona che gli venne incontro era suo figlio. La Bibbia dice in Proverbi 4 che spesso noi ci leghiamo con le parole della nostra bocca, sei legato nel laccio delle tue labbra. Spesso noi leghiamo la nostra vita, e ascolta, limitiamo Dio per ciò che ci esce dalla nostra bocca, che Dio non ci ha mai chiesto di dare. Io ho sentito credenti dire: Signore, pastore, ho pregato che la malattia di mio figlio venisse su di me. Apparentemente sembra un gesto d'amore, ma è semplicemente la mancanza di rivelazione che Dio non ha chiesto a te di diventare il bersaglio di quella malattia, perché Gesù ha pagato per quella malattia. Gesù non è mai andato in giro a togliere le malattie da qualcuno e metterle su altri. Lui ha guarito i malati, ha liberato gli oppressi. Amen? Ok, ascolta, se tu credi questo ma tu fai un voto, semplicemente vuol dire che la tua fede è una fede debole. Avanti. In Prima Samuele 8 si parla di Samuele, la terza coppia. Prima è venuto Samuele, dopo Davide, ma la lettera agli Ebrei capovolge, mette prima Davide e dopo Samuele. Vuol dire che la fede di Davide è stata più eccellente di quella di Samuele. Ti faccio vedere perché. In Prima Samuele 8 verso 1 è scritto che quando Samuele divenne vecchio nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel, il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudice a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano le gale e pervertivano il giudizio. Sai perché Davide ha avuto una fede più eccellente di Samuele? Perché Davide non ha nominato re suo figlio Absalom. Per Samuele il legame con i suoi figli è stato più importante che il frutto che avrebbero portato nel popolo di Dio. Sapeva che i suoi figli pervertivano il giudizio e non erano buoni amministratori del popolo, ma siccome erano suoi figli, per quel vincolo familiare li ha nominati. Davide non l'ha mai fatto. Ha avuto la persecuzione da Absalom perché si è rifiutato di dare il regno a Absalom. L'integrità del cuore. Come noi spesso, ascolta questa, possiamo limitare la mano di Dio oppure possiamo crearci un sacco di problemi perché siamo sentimentali. Ascolta, il sentimentalismo è un grande pericolo nel regno di Dio. Gesù era pieno d'amore, ma non è mai stato una persona sentimentale. Quando si è trattato di riprendere duramente Pietro, Gesù ha ripreso duramente Pietro. Gesù non è mai stato sentimentale. Nelle cose di Dio sii spirituale, non sentimentale. Alleluia. Non mettere le persone in una posizione, perché altrimenti poverine. Io purtroppo ho vissuto un problema nell'ambito ministeriale, non voglio scendere in particolare perché non voglio che la persona si ritrovi in questo, ma una persona che io non avevo scelto come mio collaboratore perché non vedevo quel tipo di chiamata, dalla persona che era sopra di me in autorità fu messa in quella posizione nonostante non fossi d'accordo. Dopo molti anni, quando i problemi e i nodi vennero al pettine, questa persona che l'aveva messo mi disse: sai, ce l'ho messo perché mi dispiaceva. Ascolta, nel regno di Dio si va per chiamata, non per sentimento. Tu puoi avere una persona con la quale non ti senti a tuo agio, ma se Dio l'ha scelta, chi sei tu? Allo stesso modo, io non posso tirare dentro il ministero mio figlio per l'amore che ho per lui. Perché nel regno di Dio non si va per questo, si va per chiamata. Se Samuele non avrà una chiamata al ministero, non l'avrà certo perché glielo dirò io. Nel regno di Dio si va per chiamata, non si va per sentimento.
Davide ha messo il, ascolta questo, ha messo il bene del suo popolo prima del suo amore per suo figlio. È questo che Gesù voleva dire quando ha detto: se uno ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Non voleva dire che tu non devi amare tuo figlio, stava parlando di queste cose qua. Amen. Avanti e andiamo verso la chiusura. Voglio farti vedere un'altra cosa che può limitare Dio nella nostra vita. Nel libro dei Numeri, al capitolo 8, al verso 24-25, si parla dei Leviti. I Leviti erano la classe sacerdotale sotto la legge, erano coloro che si occupavano del tempio sotto la legge. È scritto che questo è ciò che concerne i Leviti: dai 25 anni, quanto? 25. In su il Levita entrerà per assumere un incarico. Sai quando Gesù ha iniziato a trattare le cose del Padre suo? A 12 anni. Per assumere un incarico nel servizio della tenda di convegno. All'età di 50 anni si ritirerà dal suo incarico e non farà più servizio. Ascolta questo. La legge limita quello che Dio può fare nella tua vita. I Leviti potevano servire da 25 a 50 anni, poi si dovevano ritirare. La legge limita le potenzialità. Vivere sotto la legge limita l'unzione, limita il tempo, limita le possibilità, ma nella grazia di Dio non c'è limite. La Bibbia dice: porteranno ancora frutto nella loro vecchiaia. Vivere nella grazia dilata, vivere nella legge restringe. I Leviti avevano 25 anni, iniziavano tardi e si ritiravano presto, erano come Luisa della pubblicità di Gaetano. Solo quelli che hanno più di 40 anni si ritirano, inizia presto, finisce presto, e di solito non lo possiamo dire. Amen? Cosa può limitare la nostra, Dio nella nostra vita? Numero uno, cercare aiuti quando Dio non ti chiede di cercarli. Numero due, il sentimentalismo. È smettere i propri. Io conosco un sacco di credenti sentimentali e il Signore mi disse: non scegliere mai persone a collaborare con te che siano persone sentimentali, amale, ma non prenderle con te perché ti causeranno un sacco di problemi. Il sentimentale ti ama la mattina e ti odia la sera. Conosci persone che fino al giorno prima, come predichi tu, non c'è nessuno, e la sera avevano le pietre pronte. La domenica prima cantavano Osanna al figlio di Davide e la domenica dopo crocifigi. Cerca persone stabili che abbiano sentimenti. Ascolta, non ti dico di essere una pietra arida, ti dico che i sentimenti sono a servizio dello spirito, non lo spirito a servizio del sentimento. Sii una persona dolce che ama, ma non essere sentimentale, perché se sei sentimentale non saprai disciplinare le persone quando devono essere disciplinate. Samuele è stato un grandissimo profeta, ma era una persona che tendeva ad essere sentimentale. Infatti, quando Dio rigetta Saul, vi ricordate? Dio dice a Samuele: per quanto tempo pensi ancora di fare cordoglio per Saul quando io l'ho rigettato? Smetti di piangere, vai a ungere Davide. Dio è un Dio d'amore, ma non è un Dio sentimentale. Ti prego di amen. Non essere sentimentale. Se tu vivi per lo spirito sarai una persona stabile, ma se vivi per l'anima sarai come un'onda del mare. Le persone sentimentali vanno dove le porta il cuore, poi te lo dico dove ti porta il cuore. Ti hai mai pensato che il cuore ti ha portato spesso in tanti posti dove sarebbe stato meglio che tu non andassi? Non andare dove ti porta il cuore, vai dove ti porta il Signore. Amen. Vai dove ti porta lo spirito, non dove ti porta il cuore. I sentimenti sono importanti, sì. Gesù era una persona che aveva un equilibrio straordinario, era una persona che ha gioito, si è rallegrato, ha pianto quando Lazzaro è morto, vi ricordate? Ma quando si trattava di servire le cose di Dio non è mai stato sentimentale. Ha rimproverato quelli che doveva rimproverare, ha curato quelli che erano da curare. Dio non è un Dio sentimentale. Il sentimentalismo è qualcosa che limita ciò che Dio vuole fare nella tua vita. Fai sì che i sentimenti siano a servizio della tua vita, non la tua vita a servizio dei sentimenti. Mettila su Facebook e taggami. Te lo ripeto. Fai che i tuoi sentimenti siano a servizio della tua vita,
ma non la tua vita a servizio dei tuoi sentimenti, perché i sentimenti sono oggi su e domani sono giù. E la Bibbia dice: chi è così, vi ricordate, dice Giacomo, è come le onde del mare, sballottato qua e là. E poi dice: una tale persona non pensi di ricevere niente dal Signore. Cosa fa il sentimentalismo? Limita Dio. C'è qualcuno? Amen. Ok. Un esempio di una persona che può essere limitata e di una persona che può essere illimitata. Giosuè e Caleb. Giosuè e Caleb sono stati quelli che, tornando dall'esplorazione di Canaan, portarono un buon resoconto. Vi ricordate? Tutte le altre 10 spie dicevano: è un paese che divora gli abitanti. Giosuè e Caleb disse: se Dio è con noi, noi possiamo. Amen. Eppure, tra loro due, Dio fa una distinzione. Parlando di Giosuè, al capitolo 13 del libro di Giosuè, verso 1, è scritto: Giosuè era vecchio per avanti negli anni. Il Signore gli disse: tu sei vecchio, ok? Non troverai mai di Caleb che Dio ha detto a Caleb: tu sei vecchio. Eppure Caleb è ancora presente nella Bibbia quando aveva 84 anni. Che cosa ne dici tu? Aveva qualche annetto? Dio non ha mai detto a Caleb: tu sei vecchio. Ma ha detto a Giosuè: tu sei vecchio e bisogna che tu ti fermi. La legge che cosa fa? Limita. Tu sei vecchio, ben avanti negli anni, e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. Giosuè ha finito il lavoro? No. Guarda che cosa accade a Caleb, che aveva la stessa età. Vai avanti. Verso 14, capitolo 14. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, Giosuè e Caleb, figlio di Gefune, che iniziò, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese, e io feci la mia relazione con sincerità di cuore. Vi ricordate quando le spie tornarono? I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. Ascolta, non noi seguimmo. Io segui. Non lasciarti scoraggiare se vedi persone intorno a te che mollano. Ti è mai successo di vedere persone che hanno iniziato qualcosa, hanno iniziato un servizio con te, hanno iniziato un cammino con te, vengono meno, e una vocina ti dice: ma fermati anche tu. Caleb sapeva che c'era qualcosa che Dio aveva dato solamente a lui. Ma io seguì pienamente il Signore mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli. Ascolta questo: non la terra che il vostro piede ha calcato, la terra che il tuo piede ha calcato. Quando Dio ti chiama a fare un passo di ubbidienza alla sua voce, tu fai il passo, ma le generazioni dopo di te godranno i benefici. Non preoccuparti se i tuoi figli non seguono ancora il Signore, non portarli in chiesa per forza. È il modo migliore per farli allontanare e non farli tornare più. Ma ci sono dei passi che tu fai che benediranno i tuoi figli. Ma ci sono dei passi che Dio chiama te a fare. Invece i credenti, cosa? La prima cosa che fanno appena sono salvati, vogliono prendere tutto il parentato e portarlo dentro. Ma la cosa che Dio ha detto a Abramo, padre della fede, è: esci dal tuo parentato, che non vuol dire lascia la tua famiglia, vuol dire che ci sono delle cose che Dio chiama a fare a te, non a loro. E poi va dal pastore e dici: pastore, cosa devo fare con i miei figli? Li devi lasciare in pace. Perché li stai torturando, e loro dice: non ne possono più. Stai creando le condizioni su cui Satana andrà al banchetto. Sapete quanti figli di pastori negli Stati Uniti sono entrati nella massoneria, negli illuminati, nel satanismo? Figli di pastori. Sai perché? Perché sono stati tenuti quando non era il tempo. No, io lo devo tenere in chiesa, perché se lo tengo in chiesa andrà nel mondo. Non hai capito che quello è il modo migliore che un giorno vada nel mondo e vada all'opposto, perché non ne potrà più della cappa che tu gli hai messo. Prega per lui ogni giorno nel segreto.
e non lo torturare, deve venire in chiesa. Perché deve venire in chiesa? Ci ha messo 74 anni a conoscere Gesù e lui a 6 anni già deve conoscere tutta la Bibbia. Ma non capite che la religione, Dio non fa ste cose. Samuele viene con noi perché lui vuol venire. E sai perché lui vuol venire? Perché non gli ho mai detto: tu sei figlio di un pastore, tu devi conoscere l'Eterno, tu devi pregare, mai. E lui viene perché si sente libero. Amen. Questo non vuol dire che non devi educare i tuoi figli. Certo che devi educarli nei principi, ma non puoi pretendere che facciano cose che adesso Dio sta chiamando te a fare. Amen. Dio parlò a Caleb e gli disse: tu cammina con me e quello che tu farai benedirà i tuoi figli. Amen. La terra che il tuo piede calcherà sarà eredità tua e dei tuoi figli. Questo è il principio di Atti 16:31. Credi tu nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Ma Dio chiede delle cose a fare a te, non a voi. Noi abbiamo sempre una mentalità corporativa. Dio entra nella tua vita, tu entri a casa. Ho conosciuto Gesù tutto in ginocchio, una Bibbia per uno, e stasera preghiamo insieme. Ma perché? Questi ti guardano e dicono: tu sei fuori, io non voglio diventare con te. Lo sai? Una volta una donna di Dio mi disse, che era 50 anni del Signore: non c'è niente che tiene lontane le persone dal regno di Dio come spesse volte fa la Chiesa. Non volendolo, ovviamente, perché noi non sappiamo aspettare i tempi, non sappiamo discernere il tempo in cui Dio chiama a te dal tempo in cui Dio chiamerà loro. Amen? Amen. Perché, no, torna indietro. Perché hai, non avete, hai pienamente seguito il Signore. Se Dio ha chiamato te, Lui sta parlando con te. Però ti dico una cosa: se tu sei fedele in quello che lui ha chiamato a fare a te, il frutto lo mangeranno tutti i tuoi. Prega per loro del segreto e fai vedere il frutto di Gesù. Quello convince le persone. Ma quando Dio ti chiede di fare qualcosa a te, fallo tu. Non andare a cercare aiuti, non andare a cercare Simeone, non andare a cercare Debora. Ha chiamato te perché hai pienamente seguito il Signore mio Dio. E ecco, ora il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi. Ok, l'ha chiamato a 40 anni, sono passati 45 anni. Quanti anni aveva? 45. Vuoi vedere com'era Caleb a 85 anni? A quell'età Dio ha detto a Giosuè: tu sei vecchio. Guarda Caleb alla stessa età. Mentre Israele camminava nel deserto, ora che ho 85 anni, oggi sono ancora... Quanti vogliono arrivare a 85 anni? Ascolta, se lui ci è arrivato sotto la legge, sotto un patto peggiore, quanto più puoi arrivarci tu sotto un patto peggiore? Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Ascolta! Dopo ti faccio vedere che Caleb rappresenta il credente sotto la grazia. Giosuè rappresenta il credente sotto la legge, limitato, la legge limita. Caleb rappresenta il credente sotto la grazia, nessun limite. Non solo se vivi nella grazia non andrai a diminuire, ma il Signore ti terrà forte, sano e con frutto. Ecco perché la Bibbia dice: porteranno frutto nella loro vecchiaia. Non è una buona notizia, non è un buon motivo per cominciare a credere nella grazia. Guarda, le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere. Ho 85 anni, era un uomo ancora pieno di forza, quanto per andare a venire. Oh, dammi dunque questo monte. Ok, io ho 85 anni, avrei detto: dammi una pianurina. Non ce la faccio, una pianurina. Caleb a 85 anni gli dice: io voglio la montagna. Santo! Wow! Puoi immaginare, dopo ti faccio vedere perché Caleb rappresenta il credente sotto grazia.
Quando mi chiedono come fai a farti tutta l'Italia e a non stancarti mai, io dico andatelo a chiedere alla grazia di Dio. Oh, io la grazia che predico è la grazia che dico. Amen. 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 Quando non conoscevo la grazia di Dio così, un culto nella mia comunità che distava 10 minuti di macchina, quando tornavo ero sfinito. Adesso quando io finisco l'incontro e torno a volte dopo 4 ore e mezzo di notte, a casa non riesco a dormire. Tanta è l'unzione, la forza di Dio nella mia vita. Oh, non dipende da me, dipende da Lui. Del quale il Signore parlò quel giorno, perché tu udisti che vi stanno gli Anachiti. Au! Oh, gli Anachiti erano i figli di Anak, e i figli di Anak erano giganti. Quindi non solo ha chiesto un monte, ma ha detto dammi il monte dei giganti. Quando una persona vive nella legge, si manifestano spiriti, demoni, e li rinuncia a pregare. Perché? Perché potrebbe entrare qualcosa in me. Che nella Bibbia non ci sta. Che nella Bibbia non c'è. Ma quando tu vivi la grazia e vedi Dio liberare la persona, dentro dici Signore grazie, perché questa vita che è stata imprigionata questa sera viene liberata nel nome di Gesù. La grazia di Dio ti libera dalla paura, ti fa vedere i demoni come cavallette. Amen. Vi stanno gli Anachiti, e che vi sono delle città grandi e fortificate, forse il Signore sarà con me e io, non noi, io li scaccerò. 85 anni, non è andato da Simeone, non è andato da Deborah, ha detto Dio è con me, mi basta e mi avanza, dammi quel monte, ai giganti ci penso io. Oh, questa è l'attitudine verso i nemici della tua vita, di una persona che confida nella grazia di Dio. E sai perché? Perché se credi nella grazia di Dio, sai che anche se non te lo meriti o te lo meriti, Dio è con te lo stesso. Amen. E la fede funziona lo stesso. Se il tuo cuore sa che i tuoi peccati sono stati cancellati, sono stati pagati dall'agnello di Dio, tu puoi vivere davanti a Dio come un figlio, erede delle sue promesse, affrontare le battaglie della tua vita dicendo se tu me l'hai mandata, se tu l'hai permesso, è perché tu me l'hai già dato. Amen. E io li scaccerò, come disse il Signore. Oh, fede nelle sue promesse. Se Dio me l'ha detto, Dio lo fa. Erano passati 45 anni, la sua fede non era venuta meno. 45 anni, gliel'aveva promesso 45 anni prima, 45 anni dopo era ancora lì dicendo se Dio me l'ha dato, io me lo prendo. Alleluia. Questo è l'atteggiamento che i credenti di oggi devono recuperare. Se Dio l'ha detto, Dio lo fa. Anzi, Lui l'ha già fatto, perché Gesù ha già pagato per questo. Amen. Via. Torniamo da dove siamo partiti. Giudici 1:19, vi ricordate? Giuda scacciò dalla montagna, ma non li scacciò dalla pianura. Guardate il verso 20. Come Mosè aveva detto, Ebron è il nome della città e della montagna che aveva chiesto Caleb, fu data a Caleb, che ne scacciò i figli di Anak. Caleb non ha limitato Dio nella sua vita. Gloria. Sai perché? Non ha chiesto aiuto, non è stato sentimentale, non ha dubitato di ciò che Dio gli aveva promesso, e quello che Dio gli aveva promesso lui l'ha avuto al 100%. Adesso vi faccio vedere perché Caleb rappresenta il credente sotto la grazia e Giosuè il credente sotto la legge. Quale dei due è limitato? Quello sotto la legge, quello sotto la grazia a 85 anni era come se ne avesse 40. Quello sotto la grazia ha conquistato la montagna. Quello sotto la grazia ha vinto i giganti. Amen. Non Giosuè, Caleb. Amen. Sapete il nome Caleb cosa vuol dire in ebraico? È un nome un po' particolare, vuol dire cane. Cane. Io non lo chiamerei mio figlio cane. Quindi se ti lascio un figlio non chiamarlo Caleb. Vuol dire cane. Vuol dire di che cosa c'entra il cane con la grazia di Dio. Quanti vogliono vedere? In Matteo 15 verso 21-28 si parla di una donna cananea. Ascoltatevi, prego.
Cananea vuol dire che non era israelita. Veniva dalle parti di Tiro e Sidone, cioè non veniva dalla legge. Era una pagana. Ci sono solo due persone, ascoltate questo, a cui Gesù ha detto: non ho trovato in Israele una fede come in te. Due. Il centurione e la cananea. E sai perché? Nessuno dei due veniva dalla legge. Attento. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Sido e di Tiro e di Sidone, cioè andò dai pagani. Perché Dio non ha tanto amato Israele da dare il suo figlio, Dio ha tanto amato il mondo. Ed ecco una donna cananea, questa donna per la legge era squalificata. Come Ruth, la moabita, per la legge era squalificata. Come il centurione che adorava gli dei pagani era per la legge squalificato. Nella grazia sono diventati campioni della fede. Ti rendi conto? E una donna che era di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E io per anni ho detto: ma che atteggiamento è, Signore, questo? Vedi che Dio non è, Gesù non era sentimentale. A volte mi sono detto: non era nemmeno molto educato, perché questa poveretta non è che è andata a dirgli: Signore, ho un callo, mia figlia è gravemente tormentata. Lui non le rispose parola. I suoi discepoli si avvicinavano e lo pregavano dicendo: mandala via, anche loro pieni di grazia, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. E credete che lei si sia arresa? No. Verso 24, verso 25, ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami! Egli rispose la risposta meno sentimentale della storia. Ascolta, non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini, ma nel testo originale è alle cagne. Gli ha dato della cagna. Voi direte: l'ha offesa? No, perché nel linguaggio, ascoltate, ebraico, i cani erano i pagani, quelli che erano fuori dalla legge. In pratica Gesù le ha detto: i figli, cioè Israele, hanno il cibo, il pane della guarigione, ma tu non sei del patto, tu sei fuori, sei una cagna, sei una pagana. Ma ella disse: sì, Signore. Alleluia. Eppure anche le cagne mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. State attenti alla risposta di Gesù, come cambia la risposta di Gesù. Allora Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede, ti sei fatto come vuoi. Da quel momento sua figlia fu guarita. La domanda è: perché le prime due volte? La prima volta Gesù non le ha risposto e la seconda volta le ha detto: sei una pagana, per te non c'è niente. Sai perché? Perché lei si è presentata a Gesù facendo l'israelita, l'ebrea. Perché la prima volta che gli dice: Signore, figlio di Davide, ben David, era un'espressione che usavano gli ebrei, non i pagani, cioè è andata a fare la religiosa, credendo che atteggiarsi con l'ipocrisia religiosa toccasse il cuore di Dio. Oh, Dio non è toccato da quanto ti fai vedere spirituale, Dio è toccato dalle tue debolezze sincere. Dio conquista noi con la sua forza, ma noi conquistiamo Dio con la nostra debolezza. Lei invece è andata a fare la ebrea, e siccome Gesù non amava l'ipocrisia, perché non era sicuramente, ha detto: senti, io non ti rispondo nemmeno. Quando smetti di fare la religiosa e vieni davanti a me per chi tu veramente sei, non per la maschera che ti metti. La parola ipocrita viene dal verbo ipocritei, che vuol dire nascondersi dietro una maschera. Lei si è messo la maschera dell'ebrea, ha detto: se uso la formula che usano tutti, perché tutti lo chiamano figlio di Davide, lui mi risponde. Se prego nel modo giusto e dico: oh Signore Dio onnipotente di Israele, Yahweh Adonai Yeshua, se lo chiamo Yeshua mi risponde sì. Oh, non sei ebreo, sei gentile. Amen.
fai il gentile in tutti i sensi. Sì, noi non siamo ebrei, noi vogliamo andare con la Torah, ma noi non veniamo dalla Torah perché non siamo ebrei. L'unica cosa che Dio ci chiede è la fede, perché il giusto vivrà per la sua fede. Gloria. Seconda volta, ella venne e si prostrò davanti, se ne butto davanti e mi prostro come fanno gli ebrei nel tempio, e lo chiamo Signore Adonai, lui mi risponderà. Lui dice: guarda che la tua religiosità non mi incanta, tu devi venire davanti a me per chi tu veramente sei, con i tuoi limiti, perché io ti amo così come sei. E la terza volta, ascolta, la terza volta lei le disse: è vero, sono una cane, cioè sono una pagana. Signore, tolgo Ben David, tolgo Adonai, tolgo, e ti dico: Signore, io non me lo merito, ma io so che tu sei un Dio di grazia e che tu puoi superare i limiti della legge ed entrare nella mia povertà. Voglio dirvi qualcosa, lo insegno spesso quando vado fuori. Avete mai notato che nel Nuovo Testamento non si parla quasi mai del personaggio, insieme a Mosè, forse più importante del Vecchio, che è Giuseppe? Non lo trovate mai nel Nuovo Testamento, tranne una volta, in Giovanni 4, quando Gesù trova la cananea al pozzo, vi ricordate? Dice: è il pozzo di Giuseppe, che Giacobbe aveva dato a Giuseppe. Lo sapete perché? Perché quando Giacobbe benedisse i suoi figli, quando arrivò a Giuseppe, disse questo su Giuseppe. Giuseppe rappresenta Cristo. Mio Giuseppe è un albero fruttifero che sta vicino a una sorgente d'acqua. Gesù era vicino a un pozzo e i rami suoi si stendono oltre il muro. Lì c'era il vero Giuseppe, Gesù. C'era un muro che divideva Gesù dalla Samaritana, perché la Samaritana non era ebrea e era una donna di dubbia moralità. Ma la grazia di Dio sorpassa il muro della legge, sorpassa il muro del peccato, sorpassa il muro, va e trasforma una donna che era di là dal muro in una donna evangelista che converte una città. Questo è quello che fa la grazia, e per questo motivo Satana spinge i credenti a diffidare della grazia di Dio, perché la grazia di Dio è salvifica per ogni uomo, perché i rami di Gesù, grazie a Dio, vanno oltre ogni muro. E i rami di Cristo sono andati oltre il muro. Ascolta questo: quando è che il regno di Dio si è aperto ai pagani? Dopo la resurrezione di Gesù, è vero o no? Pietro porta il Vangelo alla casa di Cornelio. Questa donna con la sua fede ha fatto quello che ha fatto Sansone, ha superato i tempi, e la fede l'ha portata nei tempi che ancora non c'era. Wow. Fede per il futuro. Quando tu vivi solo per fede, non per meriti, e tu dici: Signore, non è il tempo forse, non ci sono le condizioni, ma tu puoi. Lui supera tutti i limiti e adempie le sue promesse nella tua vita. Ecco perché Giosuè, ecco perché Caleb, cane, rappresentava il pagano che non veniva dalla legge ma viveva nella piena grazia di Dio, e quella donna ricevette quello che molti israeliti non hanno mai ricevuto. Ti rendi conto? Cosa?
quando non è il loro tempo. Essere sentimentali quando il Signore ti chiede di essere spirituale. Saper dare le giuste priorità. Gesù è stato molto chiaro, cercate prima. Esistono delle priorità. Se vuoi vedere i tuoi figli entrare nella sua benedizione, ascolta, non cercare di farlo con i tuoi sforzi, perché potresti allontanarli ancora di più. Cerca il regno di Dio. Cerca, se Dio ha chiamato te, altrimenti avrebbe chiamato voi. Ma Dio non ha chiamato voi, Dio ha chiamato te. Io so che qui ci sono persone, lo so nello spirito, non perché lo so di testa, che sono state toccate da questo riguardo ai figli. E io vorrei pregare con queste persone. Se vuoi venire qui davanti, se vuoi stare là, come vuoi, sentiti libero. Ma è il tempo di dare alla grazia di Dio il primato da te. Non essere venuto qui per passare due ore. Cerca di essere venuto qui sapendo che la parola che Dio ha rilasciato sulla tua vita è una chiave, come fu la parola che Dio rilasciò sul Calvario. Alza le tue mani, dici: Signore, io voglio deporre a terra ogni cosa che stasera ho visto che ti ha limitato nella mia vita. Sei un Dio illimitato, ma io posso aver posto dei limiti. E questa sera io voglio deporre tutto ciò che ha limitato la tua mano nella mia vita. Se tu hai chiamato me, tu sai quello che stai facendo. Il Signore ti sta dicendo: non guardare alle tue forze, guarda alla sua forza. Non guardare alle tue capacità, guarda alla sua sapienza. Non guardare alle tue risorse, guarda alle sue risorse. Se Lui ha iniziato un'opera buona in te, Lui è in grado di portarla a compimento. Non tu, Lui. Paolo non dice: colui che ha iniziato un'opera buona, voi la porterete a compimento. Dice: se Lui ha iniziato, Lui porterà a compimento. La tua parte è solo credere. Gesù disse a Jairo: solamente credi. Non pensare a quello che devi fare, solamente credi. Prendiamoci qualche istante per adorarlo. Può usare per la tua vita cose apparentemente inutili. La carcassa di un asino, una mascella di un asino, può essere lo strumento attraverso cui Dio farà cose grandi nella tua vita. E il Signore sta parlando a qualcuno adesso. E io vorrei pregare per le persone che sentiranno per loro questa parola. Hai cercato per il tuo lavoro, per la tua carriera, per la tua chiamata, quali erano i tuoi punti di forza, le tue capacità. Quando non realizzi che Dio non usa le tue capacità, ma usa ciò che in te è debole. Io sono cresciuto con una timidezza spaventosa e quello che io non riuscivo a fare era parlare. E Dio ha usato quella debolezza per portarmi a parlare in tutta Italia. Perché Dio non sta cercando la tua forza, Dio sta cercando quello che tu scarti. Quello che tu hai scartato di te, quello che tu credi sia la tua debolezza, il Signore ti dice: quella è la mia mascella d'asino. Io non userò mai ciò che torna a tua gloria, io userò ciò che torna a mia gloria. Alleluia. Oh, io so che ci sono persone che si sentono in questa posizione. Io vorrei che venissero qui, vorrei pregare per voi. Il Signore ti dice: fino a oggi mi hai offerto ciò che erano i tuoi punti di forza, ma io non ho bisogno delle tue armi, Sansone. Io non ho bisogno nemmeno dei tuoi capelli, della tua unzione. Io ho bisogno di una mascella d'asino.
ciò che per l'uomo è disprezzato, per me è la mia gloria. Tieni qui davanti, alza le tue mani e dici: Signore, usa la mascella d'asino. Usa ciò che di meglio amo di meno. Usa ciò che di meglio ho disprezzato di più. Perché tu usi le cose deboli per disprezzare le forti, distruggere le forti. Tu usi le cose pazze per svergognare le sapienti. Tu usi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono. Chiudi gli occhi, alza le tue mani e dici: Signore, da stasera io non metterò limiti alla mia fede e non metterò limiti alla tua grazia. Se tu mi hai chiamato, tu hai già terminato il lavoro, e io questa sera entro nelle opere precedentemente preparate perché io le possa praticare. Amen. Alleluia. Ricorda solo una priorità: che nelle tue battaglie Giuda sale per primo, la lode. Manda avanti la lode. Giosafat fu un uomo che quando dovette combattere contro 3 eserciti non mise davanti i soldati, mise davanti i cantori con i cembali che cantavano: lodate il Signore perché la sua grazia dura per sempre. Quando sei nella prova, alza le mani e comincia a dire: Signore, io ti lodo perché la tua grazia dura per sempre. Le prove sono per un tempo, ma la tua grazia, la tua vittoria, la tua potenza nella mia vita dura per sempre, non ha limiti, e non sarò io a metterne. Alleluia! Lasciamoci ministrare dallo Spirito Santo. Chiudi gli occhi, alza le tue mani e adoralo. Lasciati ministrare. Il bastone di Mosè, perché il bastone di Mosè non era la sua forza. La sua forza era essere allevato nella casa del faraone. Ma Dio gli disse: tu devi lasciare quella tua forza e devi prendere una cosa debole, il bastone di un pecoraio, perché con quel bastone io farò miracoli. Il Signore ti sta dicendo questa sera: non confidare in ciò che può essere il tuo punto di forza, perché ciò che stai scartando dalla tua vita è ciò che io ho eletto come bastone di Dio.